la scrittura affinché giungiamo tutti all'unità della fede, potesse giungere all'unità della mia fede e della coscienza e potesse anche andare avanti. Io sarei orgoglioso di voi, felicissimo di voi, ma non di quello che dico. Io sono il pastore, sono al di sopra. Momentaneamente sono sopra, momentaneamente sono avanti, ma io mi aspetto che persone mi passano davanti e stanno sopra di me. Dobbiamo fare anche la successione delle cose, dovete imparare a ricevere per poi continuare anche voi, continuare il vostro lavoro. Va bene, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Quindi come dire, è un viaggio. Vai avanti, e questo è il verso che ci interessa. Affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina. Guardate cosa dice dopo. Per la frode degli uomini. Ci sono dottrine che frodano gli uomini. Li fregano, in altre parole. Li fregano. Voi dovreste imparare ad avere dei principi nelle persone che la quale aprono la bocca e parlano del Signore. La frode degli uomini per la loro astuzia e poi dice mediante l'inganno dell'errore. Allora, ascoltatemi. Stabilire il cuore sulla parola di Dio è il vantaggio di chiunque lo fa. Non è il mio vantaggio, è il vantaggio tuo. Io avrò il mio vantaggio di come io ho stabilito la mia fede sulla parola. Tu avrai il tuo. Tu non puoi avere il vantaggio mio. Meno che non siamo in un patto. Puoi avere il mio vantaggio. Ma diversamente, tu risponderai a Dio per quello che tu hai nel cuore. Va bene? E i ministeri servono a questo. Servono a portare le persone alla statura di Cristo. No alla denominazione, no all'istituzione, ma a un movimento dello Spirito nella vita dei cristiani. Questo è un ministero profetico, un ministero dello Spirito. Diversamente, quando incominciano a dire non te la fare con questo, non te la fare con quell'altro, significa che è un club, è una setta. Non riconoscono l'opera di Cristo e cercano di farla loro a modo loro. È certo che ci sono dei consigli dove i discepoli riceveranno un po' più da vicino, cercando di stare attenti a certe cose, ma Gesù quando ha detto state attenti ai farisei, non ha detto non avere a che fare con i fedeli, stare attenti, non ha detto ritiratevi, ha detto solo state attenti. Vabbè, quindi è importante che noi mettiamo il nostro cuore, dobbiamo imparare a stabilire il nostro cuore sulla parola di Dio. Perché cosa succede? Dammi Matteo 7, 24, 27, cerco di essere più elementare. Andiamo sulle scritture e leggerete. È a vostro vantaggio diventare stabili e radicati nella parola, affinché alluvioni, tempeste della vita non vi possano scuotere. Va bene? Quando viene una tempesta, viene qualcosa. Sono persone che, vi dico la verità, voi avete vissuto insieme a me questa cosa. Il pensiero che qualcun altro stava nelle mie vesti. Il solo pensare tumore maligno aggressivo. Wow! Mi immagino che ci stava Giovanni, io posso dire, fosse morto, lui una roba. Lei no. Giovanni sarebbe morto il giorno dopo. Perché lei non trovano mai niente e sa come è una morta. Figure se trovano qualcosa. Se io non avessi avuto la mia vita sulla parola, io ho vissuto sopra la tempesta, non sotto. Quando le persone, vi sto dicendo cose pratiche, Giovanna e il pastore, sono due poli estremi, no? Quella che si va inventando in malattia, io la posso avere, è come se non l'avessi. Questo lo fa quando la parola è piantata in noi. È la parola che prende l'autorità, prende la direzione, prende la nostra bocca. E quando prende la nostra bocca, la parola del nostro cuore, porta salvezza, porta redenzione. Ma noi dobbiamo imparare a rimanere
radicati nella parola. E allora sì, vi dico queste cose, sono cose, esperienze che avete visto, vi voglio incoraggiare che stiamo parlando di verità. Perciò chiunque ascolta, chiunque chi è? È il pastore, perché è il bellino della situazione. O è per tutti qua. Certamente il pastore molto probabilmente è chiamato avanti, è chiamato anche a predicare la parola. E molto probabilmente il pastore dice 10 cose, forse ne vive 5, e tu dall'altra parte ne realizzi 7. Può essere anche questo. Sono ruoli, che sono ruoli, sono uffici, ma ciò che è lo spirito è un'altra cosa. Questo è uno dei motivi per cui vediamo che molte persone predicano e insegnano anche cose sane e giuste, ma poi ti accorgi che non lo vivono. Ecco perché io dico odio l'insegnamento. Io amo le persone che praticano la parola e per esperienza, cioè per vita vissuta, mi mostrano l'insegnamento. Non tanto perché parli, ma perché lo vivi. Diceva un certo direttore della Rema, e mi piace quello che diceva, il tuo fare parla molto più del tuo dire. Tu puoi predicare bene come vuoi, ma se quello non lo vivi, a cosa serve? Allora noi dobbiamo imparare a stabilire la nostra vita sulla parola di Dio. Guardate Gesù cosa raccomanda qui. Perciò chiunque ascolta queste mie parole, non solo le ascolta, potrebbe dire, e le insegna, no, non dice le insegna, le mette in pratica. Chiunque ascolta le mie parole,